insieme per una buona causa. La pop star delle Barbados ha presentato a New York i Viva Glam Rihanna Lipstick e Viva Glam Rihanna Lip Gloss, un rossetto di un lucidalabbra nella sua tonalità preferita, il rosso. Ma non è tutto. MAC Cosmetics fa sapere che il ricavato delle vendite sarà completamente devoluto alla MAC AIDS Fund per supportare le persone affette da AIDS e HIV. Il Nirvana, come stato assoluto di benessere psicofisico, ispira le gemelle Olsen nella realizzazione della nuova fragranza firmata Elizabeth & James, un flacone minimale squadrato proposto nelle varianti Black & White. Un mix di viola, sandalo, vaniglia per il Nirvana Black e peonia, mughetto e muschio per Nirvana White, per ricreare ogni giorno il proprio stato di grazia ad ogni spruzzo. Navy Chic è la limited edition in arrivo da febbraio firmata Pupa Milano, una collezione che anticipa la primavera prendendo ispirazione dalla bella stagione. Non soltanto smalti, ma pure rossetti, blush, matitoni e palette di ombretti per giocare con i colori e sperimentare nuove sfumature. Il rosa, declinato nelle sue mille sfumature, è il protagonista della Spring Collection di Givenchy, dal nome immediatamente evocativo, Over Rose, una linea composta da rossetti, smalti, ombretti e gloss, studiata per conferire luminosità al volto e riassaporare una nuova femminilità. Numero 9 del TG delle Vanità finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi invitiamo a visitare il sito vanities.it per aggiornamenti quotidiani dal mondo beauty. A presto!